L'industria conciaria italiana è un importante tassello della moda. Se ne è parlato al workshop organizzato da UMIC Legnapelle qui a Vicenza nella tappa di Panorama d'Italia. Abbiamo Antonella Bettagnella, è una stilista, una ricercatrice di stile dell'Unione Nazionale Industrie Conciarie. Quanto l'innovazione tecnologica ha contribuito a rendere la pelle uno strumento più malleabile in qualche modo per la moda italiana. In un momento in cui anche l'estetica è plasmata in qualche modo dalla tecnologia, dalle forme della tecnologia, anche la pelle non può sfuggire a questo tipo di influenza. La pelle in realtà è una materia antica che nel tempo non ha cambiato di molto il suo aspetto, ma in questi ultimi anni sta prendendo delle forme interessanti, soprattutto in questa stagione nello specifico, dove si è mostrata abbinata per esempio ad altri materiali, il che ha permesso di cambiare la mano, di alleggerire i pesi, di dare delle forme diverse a quelle che si per esempio la pelletteria di quelle che si potevano ottenere fino a poco tempo fa. Anche l'abbigliamento ne gode di questi nuovi giochi di materiali. Un esempio, la pelle abbinata alla microfibra rimane molto più confortevole sulla pelle, la pelle abbinata al neoprene, leggerezza e spessore nello stesso tempo, forme nuove e leggere che prima per esempio erano difficili da ottenere. Quindi la ricerca ha una parte importante, come la Sempre, tradizione, della assolutamente. pelle italiana. La cosa bella è proprio la naturalezza, l'aspetto naturale di questa materia abbinata alla componente performante di altri materiali. E le tendenze della prossima stagione? Beh, le tendenze della prossima stagione, quando si parla di tendenze, noi partiamo sempre dai colori. La prima cosa che mi viene in mente rispetto a parliamo dell'estate 2016, perché per noi il 2015 è passato remoto. L'estate 2016 avrà una caratteristica rispetto all'estate che stiamo per vivere, ed è il piacere di introdurre i colori scuri nell'estivo. Abbiamo visto in passerelle i colori chiari, i bianchi invernali, porteremo i bordeaux, i testa di moro, il nero nell'estivo, abbinato però a colori forti che li rendano vivaci e interessanti.